Nel momento in cui noi adesso, e specialmente in Italia, noi stiamo parlando solo di Covid-19, con il professor Galli che continua a imperversare in tutte le trasmissioni televisive, annunciandole una catastrofe imminente, la Cina 2 settimane fa ha siglato un accordo con tutti i paesi asiatici, con 14 paesi asiatici, tra cui anche Corea del Sud e Giappone, che non sono due paesi di secondo piano, e ha creato il patto commerciale più importante al mondo. Di questo nessuno ne ha parlato in Italia. E questo è un qualcosa che noi avremo delle ripercussioni da un punto di vista politico, geoeconomico e geostrategico anche in Europa. Ma se noi non ne parliamo, se l'opinione pubblica non è a conoscenza di questi fatti, come anche i politici possono reagire a una situazione simile? È scoppiata una guerra civile in Etiopia. Nessun telegiornale ne ha parlato. I telegiornali francesi hanno aperto l'edizione serale dei telegiornali delle ore 20 parlando di questa crisi, ma non perché solo, che è giusto, ci preoccupiamo delle vite delle persone etiopi, ma perché questa guerra civile creerà un numero enorme di rifugiati che fra un anno, 2 anni cercheranno di scappare dai centri rifugiati creati ad hoc dalle Nazioni Unite fuori nei confini etiopi, per andare nel Nord Africa e dopo dal Nord Africa ovviamente per arrivare in In Europa. Europa. E dopo non è che possiamo sentire gli ultras dell'accoglienza o gli ultras del respingimento se prima non sono stati presi dei provvedimenti a riguardo. Io sono appena tornato, sono tornato da un mese dal Nagorno-Karabakh, dal conflitto tra Armenia ed Azerbaijan, un conflitto che ha provocato la resa dell'Armenia, ma soprattutto l'accesso della Turchia al Mar Caspio. Questo, da un punto di vista geoeconomico, è importantissimo, ha degli effetti importantissimi anche sull'Europa, perché la Turchia è evidente a tutti che ha alzato la testa ed è attiva in tutti i paesi che erano dell'ex impero ottomano.